Segui la 7 anche su Instagram. Ma se è possibile togliere delle armi ai russi, ben venga. Certo. Toglietegli la No, no. possibilità di sorvolare i cieli e di mandare missili balistici, ben venga. Mettete per esempio come sicura l'uso delle armi nucleari alla Russia un bottone speciale per il presidente ucraino, visto che noi abbiamo un rapporto molto speciale e avremo un rapporto molto speciale per forse 100 anni a questa parte con la Russia, visto tutti i morti civili, No, caro mio, visto che no, stanno, no, visto che, perché visto che così in andrebbe Ucraina ci guerra sono mondiale. delle oscenità create dall'esercito russo, perché loro uccidono i civili, stanno saccheggiando negozi e case perché non sono riforniti dal loro capo stato maggiore. Ecco, queste sono cose che succedono. Ci sono, per esempio, gli scagnozzi di Kadyrov che ammazzano pure i civili, pur anche per divertimento, quello che si sente dire dalle varie persone che sono scappate dalle zone occupate. E quindi voi ci dicete non combattete, noi non vi vogliamo dare le armi, ma noi siamo per la pace. Guardate, io sono molto felice che a Firenze c'è stata questa manifestazione, però se una manifestazione non porta a dei risultati concreti, a delle decisioni concrete, sono fini a se stesse, non valgono niente, è come fermare la guerra con una Ecco. canzone. Sarebbe bello, però ascoltate, Non una si canzone può più bella fare, di guardi, Imagine, una canzone più si bella di può Imagine, tanto non fare, la scrive più non è una nessuno. Provate a canzone, metterla a si Putin, può secondo voi fare lui si come è ferma? stato fatto, Ma c'è un si può fare modo. evitando la terza guerra mondiale, mi permetta, Ma si non può ci sarà la fare terza guerra evitando la mondiale perché terza non la guerra vuole mondiale. nessuno. Guardate, c'è. A parte, Beh, non la guardi, vuole io nessuno. Se lei chiede voglio la no-fly azzardare. zone, mi Guardi, permetta, la no-fly zone è la questa è una terza sua guerra mondiale. visione di una La no-fly possibile zone è la conseguenza della terza non-fly guerra zone. mondiale. Il La presidente no-fly ucraino zone invece è la ritiene terza che. guerra Il presidente mondiale. ucraino, per esempio, ritiene che la Russia sta bluffando, avendo già messo tanto sul Ah, fuoco, sì, ma sta tantissimo, bluffando, ma state avendo. scherzando, cioè, voi volete andare a vedere il bluff di Putin? Questa è la terza guerra Io vedo che mondiale, lei cioè ha voi tanta dite paura. Io che bisogna capisco rischiare la la sua terza paura. guerra mondiale perché Guardi, io sicuramente non capisco. succede? Ma siamo No, ma lei sta. matti? No, lei sta dicendo che gli ucraini non valgono la pena di rischiare di fermare Putin, No, io sto nonostante dicendo la che non tanta mi paura viola che lei niente per stesso sta voi se provando. anche noi finiamo sotto i bombardamenti. Non mi Ma viola secondo lei niente per finisce sotto voi se bombardamenti? anche Guardate, noi io finiamo azzardo, sotto i ma mi bombardamenti. sembra una cosa Questo è assurda. sfondo. Allora, Non Guido, ti mi viola prego, niente l'Europa per finisca voi mentre se gli anche dicono che è noi finiamo atterrato. sotto i bombardamenti. Giovanni, Dico una torna in cosa, studio per cortesia. un'ultima.